ritorno un attimo al discorso che mi era molto piaciuto, quello delle sfumature che ha introdotto il nostro Pietro, sottolineando e ricordando, appunto, l'abbiamo visto proprio in questo episodio di Zoom Certificates, come i prodotti di investimento possono essere davvero tanti, variegati, che si adattano a diverse esigenze, ma, come diceva Pietro, bisogna conoscerli, bisogna saperli anche maneggiare ed è per questo che ci sono degli importanti momenti di formazione, di incontro, di scambio di idee. E ve ne voglio presentare uno, naturalmente quello che riguarda Investing Napoli, lo possiamo, eccolo qua, far vedere con questa bella schermata il 31 di marzo, appuntamento e torna dal vivo, mi confermate? Sì, assolutamente sì, l'incontro è in presenza, quindi ci sarà anche la possibilità di incontrarci fisicamente. Credo, insomma, che a parte me e Riccardo ci saranno 50 fra gli speaker più importanti in Italia. Vedo anche che molti partecipano alle vostre trasmissioni, quindi anche un modo per dare una fisicità a un volto che magari si vede sulle fonti TV. E poi ci sarà anche un evento in streaming, quindi per chi non possa venire fisicamente a Napoli il 31 marzo, abbiamo anche pensato a questa, diciamo, possibilità di seguire parte dell'evento via streaming. L'altra, diciamo, novità, ma è una conferma, che l'evento rimane al 100% gratuito, quindi se ci pensi, Valentina, è solo uno scambio di tempo in cambio di conoscenza, di Certo. informazione, educazione finanziaria. Quindi onestamente credo che sia un incontro imperdibile per chi ha a cuore le sorti del proprio risparmio e vuole conoscere l'opinione dei più grandi esperti in Italia. Quindi vi consiglio di registrarvi. Io preferisco chiaramente la versione fisica perché sarà anche un modo per prendere un caffè insieme e insomma conoscerci di viso. Chiaro, personalmente, ecco, ma stavo vedendo tra le varie immagini che giravano, a un certo punto è spuntato anche José Mourinho, non so perché, magari poi lo scopriremo nel mondo dei certificati. Secondo me lui è uno che investe in turbo, non so, questa sensazione qua, cosa ne pensi, Riccardo? Ma potrebbe, mai dire mai, sai, insomma, un po' tutti investono, mai dire mai, quindi se, insomma, scoprissimo un giorno che Mourinho compra dei turbo, Il profilo c'è, profilo c'è, lui non so se il sapete, carattere c'è, poi ha bisogna fatto da testa. vedere nella pratica. Ma oltre naturalmente a Investing Napoli c'è anche un altro importante appuntamento, formazione ad alto livello, Trading Live con Nicola Para. Parliamone, Riccardo, io mi aspetto uno show con calcolatrici che Beh, appaiono, conti fatti all'impronto, ci sarà un grande spettacolo. assolutamente sì. Evento previsto per il 14 marzo al mattino dalle 8:30 alle 12:30 presso Torre A Unicredit. E ovviamente noi lo ricordiamo, Valentina, previa registrazione perché i posti sono limitati. E è un evento che noi stiamo organizzando una volta al mese, una volta al mattino, una volta al pomeriggio. Sicuramente nei prossimi ci sarà anche Pietro che verrà a farci Ah, compagnia. bene. Ed è un modo, insomma, per incontrarsi fisicamente con la clientela. E per il momento lo facciamo nella nostra sede, per dare anche la possibilità alla clientela magari di vedere Milano dall'alto, per chi ne abbia voglia. Ed è un modo anche per affrontare varie tipologie di prodotti e varie tipologie di profili, insomma, dal più aggressivo, come quello che magari vedremo il prossimo 14 marzo con Nicola Para, che è appunto dedicato ai prodotti turbo, quindi ai prodotti a leva, fino ai profili un po' più conservativi, che avranno ad oggetto o che hanno avuto ad oggetto, come quelli, diciamo, che abbiamo tenuto nei scorsi mesi, prodotti di investimento. Quindi noi cerchiamo un po' di coprire tutte le asset class in modo da dare la possibilità alla clientela generalizzata di venirci a incontrare, intanto conoscersi e conoscerci, di viso, come diceva giustamente Pietro. Ma soprattutto scambiare idee e opinioni, perché per noi che comunque strutturiamo prodotti, sicuramente incontrare la clientela è una delle principali leve del successo. Quindi, insomma, noi cerchiamo di mettercela tutta, se raggiungiamo dei buoni risultati, anche grazie
alle informazioni e lo scambio di idee che abbiamo con la clientela, quindi sicuramente questi appuntamenti sono degli appuntamenti importanti e da cogliere, quindi chi vorrà essere con noi il 14 marzo, insomma, noi saremo ben felici di ospitare. Certo, certamente lo scambio dal vivo è quello che regala anche maggiore interazione. E avevo letto tra l'altro un libro dove si diceva che le migliori idee arrivano proprio quando si beve un caffè insieme. Quindi ecco, rivalutiamo l'importanza della pausa caffè per esprimere le nostre meningi e far sì che diventi anche un momento di creatività. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa trasmissione e io devo esaudire il desiderio espresso da Pietro Di Lorenzo che insomma, voleva vedere che cosa avevamo preparato per voi. Diciamo che in realtà, stranamente, in questa puntata non ci sono stati dei grandissimi screzi. Non so se più curioso o spaventato, Pietro, per Ma ha regnato in maniera inaspettata l'armonia tra di voi, invece Ma noi abbiamo preparato sai una serie di perché? card dove si sottolinea proprio questo vostro amore e odio. Come mai in questa puntata siete stati così bravi? Perché la Juve è troppo lontana da noi, quindi adesso non abbiamo perso proprio il pathos di quella competizione calcistica che succedeva così. E allora Pietro, visto che hai parlato di competizione calcistica, partiamo proprio dalla prima fotografia. La vostra rivalità l'abbiamo espressa così, con un Pietro Di Lorenzo Maradona e un Riccardo No. Falcolini, Juventino Platini. Cosa ne Guarda, Io purtroppo non la vedo l'immagine, non so come, non riesco a vederla, però sono. Pietro, io questo è l'incornicio, guarda, Ma tu perfetto. vedi Io le immagini? Io non riesco tra l'altro sì, mi sono sottolineo che connesso. il volto di Riccardo Falconini si integra perfettamente con quello di Platini, sembra Questo lui. è Ma l'incornicio, prima nato o per poi quello. Ma non è un te lo mando. fotomontaggio, è proprio lui solo che porta gli occhiali, tutto qua. Ma non c'è solo questa di card, perché ne abbiamo preparate altre due. Allora, Maradona, Platini, rivalità calcistica, poi anche una rivalità proprio familiare, Sandro e Raimondo. Eccoli qua, con Pietro Di Lorenzo con che legge la questa Gazzetta e Riccardo Falcolini che insomma attende, che barba, che noia. con questa la chiudiamo qua, direi. Sì, la nostra carriera si interrompe oggi. Ah, è fantastica, questa è veramente fantastica. Insomma, te che leggi il giornale, bella, Pietro. Tra l'altro, insomma, la Gazzetta, cos'è? La Gazzetta dello È la Sport? Non so Gazzetta dello se. Sport, Ah, sì. Sì. bellissimo, proprio per rimanere in tema calcistico. Ecco, Bene, no, vabbè, bellissimo, ovviamente fantastico. l'abbiamo fatto insomma per strapparvi un sorriso, per sottolineare ovviamente questa così rivalità, ma è tutta è costruita, lo diciamo, Poi in Assolutamente realtà sì. regna assolutamente l'armonia e il rispetto e l'affetto reciproco tra di voi. Va bene, allora ve le facciamo avere, le carte le potete pubblicare Volentieri, sui vostri grazie. social per distruggere completamente la vostra reputazione, se volete farlo siete liberissimi. Va bene, io. Grazie, gentilissima, grazie per il pensiero, molto carino, originale, come al solito, insomma, le fonti è sempre fonte di grande ispirazione e creatività. Va bene, io ringrazio voi naturalmente, il nostro Pietro Di Lorenzo e poi naturalmente Riccardo Falcolini. L'appuntamento è naturalmente tra 2 settimane. Vi aspettiamo ancora perché bisogna continuare a parlare di economia, di finanza, ma soprattutto di certificates. E quindi io vi rinvio all'appuntamento delle prossime settimane. Grazie ancora. Grazie, una Grazie buona ancora a giornata. tutti. Grazie, ringraziamo ancora Riccardo Falcolini e Pietro Di Lorenzo. Si chiude qui questa puntata di Zoom Certificates. Come al solito, vi ricordo che la potete ritrovare dopo il nostro live anche sul nostro sito www.lefonti.tv e poi on demand sul nostro canale YouTube. Appuntamento alla prossima settimana.